Siamo nei pressi del casello di Bettolle, qua in un campo oltre 300 mezzi fra trattori e camion. Salvatore, siete qui a protestare per cosa? Allora, noi vogliamo portare in luce i problemi del nostro settore. Il nostro settore ha bisogno d'aiuto da parte del governo e della comunità europea. La comunità europea non ci vuole aiutare, anzi ci sta sfavorendo rispetto ad altri stati membri, anzi stati esteri completamente. Come ben sappiamo, abbiamo già problemi sui costi di produzione, c'è stata una speculazione dopo la guerra in Ucraina e dopo il Covid, non indifferente. Il nostro settore è in ginocchio, abbiamo bisogno che qualcuno ci tuteli. Cosa non hanno fatto nemmeno le associazioni in questo momento, in questi ultimi anni. Quindi abbiamo deciso di scendere in campo, non solo noi qui a Bettolle, ma in tutta Italia, perché oggi ci sono 18 presidi e tutti ci stiamo battendo per la solita problematica. La comunità europea con i nuovi regolamenti PAC ci sta sfavorendo molto, non siamo più in grado di contrastare la concorrenza delle multinazionali degli altri stati, perché comunque a Bologna il nostro grano è quotato meno del grano canadese, a noi ci viene pagato 25 centesimi e ben sappiamo quanto ci pagano il pane. Quanto paghiamo il pane, scusatemi. Allora, cosa chiedete in questo momento, perché la situazione è critica per molti agricoltori, al governo italiano che porti le cose a Bruxelles? Il governo, noi infatti diciamo, non è una manifestazione contro il governo, speriamo il governo si metta a fianco a noi e porti alla comunità europea le nostre problematiche e che faccia subito interventi immediati per risolvere le questioni che riguardano, per esempio, il prezzo dei prodotti. La nuova PAC va completamente riguardata perché è sbagliata dal principio e le nostre associazioni di categoria l'hanno firmati quei decreti.